Buongiorno a tutti. La prima parte vedrò di passare abbastanza rapida per il semplice fatto che avete sentito già parlare a sufficienza che è la componente di concetti base dell'epigenetica. Parto da una premessa dell'importanza della differenza tra medicina curativa e medicina preventiva. Perché? Perché in tante relazioni di oggi si è sempre parlato di quanto è importante la prevenzione, mentre noi siamo cresciuti con un concetto di cura. Curo e faccio una diagnosi nel momento in cui ho dei sintomi presenti, mentre sarebbe molto più opportuno cercare di andare a anticipare la diagnosi, cercando di individuare quelle condizioni in un soggetto sano che possono attentare al suo stato di salute e quindi andare a prolungare quello stato, quella condizione di salute e di benessere che fondamentalmente è stare bene. E questa è una tipologia, tra virgolette, di pazienti, anche se il termine è sbagliato, che oggi vengono all'attenzione della medicina, tra virgolette, anti-aging o preventiva, che è una medicina personalizzata. Quindi nel filo conduttore di quello che andrò a spiegare, l'importanza è oggi cercare di avere delle informazioni sulla persona, uscire da quelli che sono i tradizionali protocolli, predittiva, quindi valutare anche quegli aspetti genetici in cui non c'è né destino né fato, ma che sono aggiuntive informazioni che possono essere utili per un percorso diagnostico, preventiva, come abbiamo detto, e partecipativa, coinvolgere il paziente. Negli studi che abbiamo fatto su tutte le popolazioni centenarie della Sicilia e che è oggetto di recente prossima pubblicazione nelle aree della Sicilia dell'Ovest, dove abbiamo visitato uno per uno i 1200 centenari che sono ospitati, abbiamo visto come elemento distintivo era la socialità, la convivialità, la capacità cioè di essere tra le persone, non semplicemente discorsi di alimentazione come spesso vengono effettuati. Quindi arrivare al 3. E arriviamo al discorso della nutrigenomica e dell'epigenetica, il dogma classico, gene, proteina, questo è sempre vero, ma il discorso è che non è più vero quello che una volta si diceva essere la base, e cioè che oggi l'ambiente può condizionare il nostro genoma. È già stato detto più volte, non sto a ripeterlo, ricordo semplicemente che questa frase fosse stata detta 30 anni fa all'esame, 35 anni fa all'esame di genetica, avrebbe fatto sì che io non avrei potuto superare l'esame, perché il dogma della genetica era l'informazione va a senso unico. Oggi noi sappiamo che invece grazie all'ambiente noi possiamo andare a condizionare l'espressione dei geni, non solo, è rivoluzionato il concetto anche di integratore. Non è più la farmacodinamica, la farmacogenomica in vita di un farmaco 8 ore per prendere la seconda dose. Quella è la farmacogenomica, è la farmacodinamica. Oggi noi sappiamo invece che determinate molecole presenti negli alimenti come presenti negli integratori vengono ad attivare dei fattori di trascrizione e che l'attivazione di determinate vie genetiche è demandata poi all'attività metabolica finale. Quindi se noi dovessimo considerare un tè verde con una vita di 11 minuti, dovremmo prendere quante compresse al giorno di tè verde. Ma la via metabolica è l'attivazione della SO2, della GPX, la glutatione e peroxidasi, che vengono attivate in pochi secondi dalla sua introduzione. Quindi sono fattori di trascrizione che legandosi al DNA determinano accensione e spegnimento di tutta la serie di vie metaboliche. E questo è quindi il concetto di regolazione dell'espressione genica, componenti attive presenti nei cibi che possono dagli stessi essere estrapolati nel momento in cui viene garantita la biodisponibilità, che attenzione non riguarda solo l'integratore, riguarda anche il cibo. Ma che bello, ho sentito dire che broccoli, cavolfiori, verze, cavoli di Bruxelles portano sostanze anticancro, quindi mi faccio una bella verdura bollita di questi alimenti, grazie, non ho assunto niente. Quindi la biodisponibilità riguarda il modo con cui viene garantita l'assimilazione del nutriente, ma anche l'assimilazione dei nutrienti secondo come vengono cotti. Abbiamo sentito parlare prima di frutta e verdura, però la caratteristica delle popolazioni centenarie è che la frutta e verdura era nell'orto di casa. Non è la mela renetta del Trentino trattata 21 volte che si trova all'Ocean di turno. Quindi non è più un problema di frutta e verdura, ma quale frutta e verdura? Non è più un problema di pollo di carne rossa, ma quale pollo e quale carne rossa? Quindi andare oggi a dire massimi sistemi, la carne rossa fa male, la carne bianca fa bene, o la frutta fa bene, la frutta fa male, se non si va a guardare come è allevata, come è prodotta, veniamo ad avere e a uscendo ad avere degli elementi concreti utili.
Discorso della rivoluzione epigenetica, ovvio, l'epigenetica parte da quando? Da quando parte l'invecchiamento, cioè dalla gravidanza, però noi ovviamente abbiamo delle situazioni in cui andiamo oltre, e cioè dobbiamo fare prevenzione in tutti quei soggetti che veramente vengono alla nostra attenzione, che sono già nati. È pacifico che è importante parlare di prevenzione prima ancora quando una persona è in gravidanza, perché l'alimentazione della mamma va a condizionare due generazioni quasi successive. Ma per il semplice fatto che poi abbiamo grandi elementi attraverso delle metodiche diagnostiche di poter intervenire sui nostri pazienti una volta nati, e proprio grazie all'epigenetica, la capacità di andare ad attivare, a silenziare determinati geni senza fare una bioingegneria degli stessi, un'accessibilità fisica agli geni attraverso condizionamento degli stoni, della metilazione, che possono attivare o silenziare gli stessi. Quindi noi sì, siamo bloccati nel nostro genotipo, il nostro DNA, mamma e papà ci hanno fatto quello e quello ci teniamo, ma non siamo bloccati nel fenotipo, che è condizionato invece dalle nostre scelte, dal nostro metabolismo, anche dal nostro modo di pensare. Esistono vari studi che hanno evidenziato come nell'apnea noi possiamo andare a condizionare e attivare determinati geni o silenziarne altri. Altro aspetto che sarà sempre più importante andare a sviluppare, e cioè se noi guardiamo l'evoluzione della specie dovremmo dire: ma caspita, noi abbiamo sempre considerato che il DNA codificante è quello importante e il DNA non codificante era spazzatura. Oggi si è visto invece che nella razza umana il DNA codificante è una minima quota del DNA globale, il DNA non codificante fa la parte maggiore, e all'interno di questo esistono tutta una serie di situazioni che vengono a in un certo senso riguardare tutti quei mRNA che vengono oggi a condizionare anche tutta una serie di attività di tipo epigenetico, e che praticamente vengono a coinvolgere una serie di processi fondamentali del metabolismo della cellula, di cui la stessa attività del mitocondrio, che è oggi è un elemento fondamentale per quanto riguarda la salute. E questa è semplicemente una slide che ricorda come oggi la ricerca sta portandosi avanti anche in questi aspetti estremamente interessanti. Gli SNP, i singoli polimorfini del singolo nucleotide, anche qua attenzione, non è che il DNA, le informazioni sono inutili, sono informazioni che ci permettono di capire se determinate attività enzimatiche hanno un'attività migliore, un'attività deficitaria o una prima slide nessun tipo di attività. È un discorso che non riguarda i massimi sistemi, ma riguarda esattamente il funzionamento delle citochine, interleuchine, proinfiammatorie e antinfiammatorie, precedentemente ricordate dal relatore che mi ha preceduto. Se io chiaramente non ho un'idea di come comunque funziona il mio organismo a prescindere, chiaramente ho una visione che chiaramente sarà parziale. Nell'ambito di come è stato ricordato l'importanza di ritornare un pochino indietro a quelli che erano gli esami del primo biennio di medicina, l'importanza è ricordare come tutti i meccanismi di tipo biochimico e biofisico sono quelli che rendono la qualità e dell'aspetto del fogliame. Non è che io devo curare le foglie verdi o perché mancano verdi che devo andare ad agire sulle foglie, devo andare ad agire su quel terreno che è fatto di attività, componenti psicosociali, attività fisica, alimentazione, aria, acqua, l'esposizione agli xenobiotici, quindi tutto quel terreno che va a condizionare biochimica e biofisica. Per cui l'obiettivo qual è? Cercare di fornire una gamma di test, una gamma di strumenti a disposizione del clinico per poter fare una diagnosi nel senso buono del termine, già precedentemente ricordato dal relatore spagnolo. E quindi andare a controllare tutta una serie di situazioni che vanno a spaziare da quello che è il controllo molecolare, il controllo cellulare, il controllo tessutale, al controllo di tutti i parametri fisiologici che regolano il nostro metabolismo, che regolano che processi alla base della nostra salute. Altrimenti rischiamo di cadere nella retorica. È dal 1908, esattamente un secolo fa, che è stato detto che l'alimentazione, se scorretta, crea un aumento delle malattie di tipo aterosclerotico. Alla prima causa di morte e di morbidità nella popolazione ci sono le malattie oncologiche e le malattie cardiovascolari. Perché? Perché noi abbiamo di fronte esseri umani, e di conseguenza l'essere umano è portato, finché non è toccato, finché non è chiamato a partecipare a un percorso diagnostico, a non essere bravo, tra virgolette, nel seguire i protocolli, nel seguire le linee guida, nel seguire le piramidi nutrizionali. È un fallimento completo che c'è sempre stato di questo tipo di iniziative, ed è alla luce dei fatti. Altro elemento importante, questo è il cornetto che è il fattore C del pubblicato su Science. Se ricordate gli studi di Tomasetti,
Frankenstein, adesso non mi ricordo il nome esatto, in cui andava ad essere presentata come il fattore causale del cancro fosse l'elemento predominante. Peccato che lo riguardava una quota di neoplasie decisamente basse rispetto alla centralità delle neoplasie dei processi neoplastici che capitano nella popolazione, di cui invece il 70-80% è attivamente prevenibile attraverso modifiche di comportamento soggettivo. Quindi il fattore C è stato poi estremamente combattuto, anche lo studio che appena fatto, sarà pubblicato breve, fatto insieme a Giuseppe Carruba in Sicilia con il gruppo di Erice, andrà a evidenziare questi aspetti in cui le mutazioni genetiche che possono essere imputate, è vero che sono quelle ad alta penetranza e che sono meno frequenti nella popolazione rispetto a quelle a bassa penetranza più frequenti, qua vedete come esiste una serie di mutazioni che possono comportare un alto rischio di natura neoplastica per determinate patologie, ma non è questo l'elemento che interessa nell'ambito del nostro background di attività con il nostro paziente. Sono cioè quelle situazioni di geni a bassa penetranza che vanno a coinvolgere i meccanismi di detossificazione di fase 1, fase 2, che sono coinvolti in quelle che sono le principali aree di tipo di sede neoplastica e che vedono una media di un punto 30 di rischio relativo, quindi in media un 30%, che è un fattore significativamente modificabile. Quindi enzimi di fase 1, fase 2, attivazione di fibrocinogeni, attivazione e escrezione. E questo fattore è predeterminato anche geneticamente, a seconda delle caratteristiche che regolano le fasi 1 e fasi 2, che regolano ogni elemento di farmacogenomica, ogni elemento di nutrigenomica e ogni elemento che lega l'attivazione degli ormoni e dei intracellulici. Questo è un esempio per la brevità, nel senso che tra tu prima ha detto che ha presentato 30 slide, ne ho 100, quindi cerco di andare rapidissimo. Però questo è semplicemente uno studio che evidenzia come nel fumatore la semplice differenza di essere senza un determinato polimorfismo o con un polimorfismo indifferentemente eterozigote o omozigote comporta un raddoppio del rischio di malattia neoplastica che comunque ovviamente ci sarebbe anche se non ci fossero questi polimorfismi, perché l'abitudine è comunque scorretta, però il rapporto è di 2 a 1 con il rischio neoplastico. Questo è la presenza di una elezione di GSTM1 sempre nelle popolazioni, in questo studio di non fumatori, fumatori, differenza tra fumatore con la presenza del gene o con la delezione di tratto dello stesso che determina una riduzione della qualità funzionale. Ovvio, stiamo parlando di predittività e solo probabilistica, non è deterministica. Ma, e questa è una frase di uno dei più famosi oncologi ormai deceduto italiano che ho preso da una sua relazione, in cui dichiara che i polimorfismi, gli enzimi implicati nel metabolismo dei cancerogeni, quelli che abbiamo visto prima, comportano un modesto aumento del rischio solo del 30-50%. Lo vorrei sfidare qualsiasi cardiologo se deve abbandonare completamente la prevenzione delle cardiopatie, abolendo le cure per l'ipertensione, per il colesterolo, per la sedentarietà, in quanto il rischio di ciascuna di queste componenti è inferiore al 30%. Quindi un rischio del 30-50% vuol dire ridurre di un terzo della metà la frequenza delle neoplasie attraverso interventi di tipo epigenetico, attraverso cioè condizionamenti dell'espressione dei geni che sono legati al mio comportamento, alla mia alimentazione, al mio modo di pensare, al mio modo di vivere, al mio stile di vita. E questo è uno studio su Science dove si è visto che tutti quei meccanismi, la propria genogena attivazione, a quelle che sono le iniziazioni e tutti i passaggi successivi possono essere anche condizionati da agenti bloccanti, da agenti di suppressione che vanno a condizionare l'espressione dei geni che noi possiamo andare a introdurre attraverso le nostre scelte alimentari, attraverso le nostre scelte di abitudine. Altro flash, l'infiammazione che è stata più volte ricordata, un fenomeno importante perché va a riguardare quel fenomeno tra apoptosi e proliferazione, che è un fenomeno importantissimo, l'apoptosi fisiologica è fondamentale per andare a determinare l'eliminazione della cellula neoplastica una volta andatasi a formare, da cui il famoso copertina del Time che chiamò l'infiammazione secret killer. E il termine inflammaging di scuola italiana, Claudio Franceschi, oltre 650 pubblicazioni su PubMed, dove praticamente ha considerato l'importanza dell'inflammaging e della presenza di tutta una serie di polimorfismi per andare a condizionare l'infiammazione cronica.
modello di tipico di infiammazione cronica e sovrappeso, vedete in questa slide come la persona in sovrappeso tende ad avere una nettissima riduzione non solo dell'aspetto di mortalità ma della morbidità e nei giorni di vita, di qualità di vita persa. Non stiamo parlando sempre solo di patologie massime, tumori o quant'altro, ma anche di qualità di vita, che è un fattore importante che il paziente ci viene a chiedere. E il fenomeno ipertrofia, ipossia, iperplasia è un fenomeno che è mediato dall'infiammazione. Nel momento in cui abbiamo una lipocita che si ingrossa, che crea un'ipossia determinando una compressione dell'albero vascolare tra cellula adiposa e cellula adiposa, questa va a determinare un'attivazione di macrofagi, viene ad esserci, cioè una colonizzazione degli stessi, l'infiltrato di macrofagi crea una reazione infiammatoria, vengono prodotti interleuchina 1 alfa 1 beta, TNF alfa, interleuchina 6, e viene praticamente adesso scatenato un fenomeno di low grade inflammation sistemico, ma anche di iperplasia, cioè le cellule staminali e il tessuto adiposo tendono a diventare nuovi adipociti. Ecco che si è passato da ipertrofia a iperplasia attraverso un fenomeno ipossico. E quindi obesità e infiammazione, vedete che sono praticamente collegati. Si è parlato prima di leptina, la cellula adiposa del soggetto in sovrappeso è una fonte di leptina incredibile. La leptina viene a favorire l'aromatizzazione degli androgeni e estrogeni, ecco perché la persona in forte sovrappeso ha anche un elevato rischio di neoplasie mammarie o ovariche, come descritto in letteratura. E qua vedete come tutti gli organi, e vedete proprio il caso della leptina e dell'insulina resistenza, vengono ad essere attraverso questi meccanismi di tipo proinfiammatorio a coinvolgere fegato, muscolo, aspetti vascolari, cellule pancreatiche, e andare a creare tutta una serie di infiltrate di lucitari che vengono a determinare una perdita di qualità funzionale di questi stessi organi ed apparati. Bellissimo studio su New England Journal of Medicine, adiposità e tutti quei meccanismi che vengono praticamente a giustificare una riduzione dell'aspettativa di vita, questo sull'Lancet con adiposità e a rischio di natura neoplastica. E qua vedete che un altro fenomeno importante è infiammazione, infiltrazione di macrofagi e danno mitocondriale. Questi sono la cascata di quello che avviene che ha portato al termine di adipeici, e cioè l'invecchiamento della segue le stesse vie che caratterizzano le vie infiammatorie e dei collegamenti tra infiammazione e stress ossidativo che vanno a caratterizzare la persona obesa. E quindi entriamo nel pannello concreto, il paziente che viene nel mio studio, quale tipo di esami viene ad effettuare per darvi una panoramica di tipo clinico pratico con questa premessa. Normalmente è importante avere un quadro completo, e quindi un quadro completo vuol dire incrociare due dati, quelli genomici, e quindi la parte legata al genotipo, e quelli legata al fenotipo, quindi a quelle che sono le abitudini e le caratteristiche dell'oggi, che possono quindi essere riassunte in un termine di tipo epigenetico. Genotipo infiammatorio: esistono tantissimi test fuffa in commercio, semplicemente come business senza nessun tipo di validità scientifica. Un test deve offrire assolutamente letteratura di supporto, deve offrire assolutamente un quadro completo di due piatti della bilancia, citochine pro-infiammatorie, citochine anti-infiammatorie. E quale vedete? Alfa e beta, 1 alfa 1 beta, TNF alfa, interleuchina 6, interleuchina 10. Altrimenti sarà sempre una visione deficitaria e parziale. Secondo aspetto, monitoraggio della low grade inflammation. Abbiamo degli strumenti oggi a disposizione, sono già stati precedentemente ricordati, razzo omega 6, omega 3, ma è importante anche tutta la via metabolica, perché se la delta 7 saturase non funziona comunque correttamente, ho un blocco già precedentemente ricordato tra i precursori e la parte finale, posso dare tutti i precursori che voglio e di conseguenza non otterrò nulla, anzi negli esami avrò un valore alto dei precursori e un valore basso del lipidi e del DHA, e quindi mi permette di interpretare cosa fare. Quindi i test devono consentire a noi di acquisire informazioni concrete che escono dalla moda, do omega 3, non do omega 3, ma do quello che effettivamente serve nel caso specifico al mio paziente sulla base dei dati che riesco ad avere. Omega 3, se ricordate poi come lungo tempo possono dare infiammazioni, ma ricordiamo che a breve tempo possono far creare un aumento della vita liberi, per la loro sensibilità ai fenomeni di perossidazione. Pertanto, se io poi non ho una visione insieme completa, perdo i pezzi, come vedremo fra poco. Altro esempio di esame, la PCR ad alta sensibilità, bellissimo studio in pianti fatto in Italia, probabilmente anche favorito da quella che era la piacevolezza dell'apporto di resveratrolo, però a parte la battuta, anche oggi la proteina PCR ad alta sensibilità
con determinati parametri è legata all'instaurarsi di una prospettiva di tipo pro-infiammatorio nel paziente, come può essere anche il dosaggio del fibrinogeno. Stress ossidativo, si sanno quelli che sono dei componenti, ma lo stress ossidativo crea infiammazioni, sono tutte situazioni tra loro imbricate. Anche qua visione completa genetica di comunque come funziona la mia endogena capacità antiossidante, sono due catalasi, superossido di glutatione perossidasi, possibilità di incrociarlo con dei test che mi danno un quadro generale di rapporto tra le due bilance, le radicali libere e antiossidanti, per avere quindi un quadro di effettivo sbilanciamento della bilancia ossidativa. La O2HDG, che non è diagnosi di stress ossidativo, è diagnosi di danno del DNA da ossidazione. Quindi attenzione anche quando abbiamo un informatore che ci dice, abbiamo un bellissimo test che ci dice se il paziente ha uno stress ossidativo. No, non c'entra nulla. L'O2HDG, la colosina deossidata, è di danno ossidativo del DNA. Importante, devo dare antiossidanti, ma perché non agire invece su tutte quelle vie metaboliche che sono fatte di microelementi, anche qua come precedentemente ricordato dal relatore che mi ha preceduto, che altrimenti permettono di migliorare la stessa biodisponibilità di altri antiossidanti, quindi sereno, la sereno metionina, ricordiamo anche la modalità di somministrazione, lo zinco gluconato, perché non basta dire zinco sereno, la formulazione con cui viene ad essere somministrato il paziente. Il glutatione, anche qua, biodisponibile, lo do intramuscolo, lo do endovena, il paziente non è che gradisce molto, esiste altrimenti una formulazione sublinguale utile, le formulazioni liposomiali oggi di moda, in laboratorio a Roma abbiamo dimostrato che il liposoma da una parte e il glutatione da un'altra, cioè non c'è nessun studio in vivo che abbia evidenziato effettivamente un beneficio di questo genere. La metilazione, anche qua per essere rapido l'apprendimento di quelle importanti acquisire informazioni metaboliche, l'omocisteina, Coroci, CD a Milano, da quel valore normale l'omocisteina, e lo a parlare con Ferrari, del direttore che mi ha promesso che lo cambierà, 25 micromoli litro. Questo per dare un'idea di come anche il nostro paziente viene ad avere, ritirare un bellissimo esame del sangue, gli dice 22, fantastico, un valore ottimo. No. Questi sono i valori dell'ultima review americana, dove praticamente vengono differenziati per sesso, per fascia di età e quant'altro, quindi valori decisamente più bassi. Ah, caspita, c'è un interesse di Big Pharma nell'andare ad abbassare i valori come può essere quello di colesterolo? No, non c'è nessun brevetto che possa permettere di abbassare l'omocisteina perché bastano 4 vitamine, o al limite dei gruppi, dei donatori di gruppi metilici. Vedete qua, il nostro paziente che è andato al CD a Milano, vede 25 micromoli litro, non sa di avere il 120% di aumento del rischio di malattia cardiovascolare, di ictus. Quindi quadro completo, perché se abbiamo il nostro vegano più facilmente avrà una carenza di B12 e un'omocisteina alta, se abbiamo un carnivoro avrà più facilmente una carenza di acido folico e un'omocisteina comunque alta. Quindi dati che ci permettono una visione a 360 gradi, altrimenti che cosa diamo? Altra cosa, aspetto genetico, se ho alterati le vie a monte genetiche che mi vanno a condizionare il metabolismo dell'acido folico, potrò dare tutto l'acido folico che voglio, arriverò a dei livelli altissimi di acido folico che guarda caso oggi sono collegati a un aumento di tutta una serie di neoplasie del tratto gastroenterico. Per cui non è che una vitamina fa sempre bene, ci sono anche dei limiti nel andarne a determinare un incremento. Pertanto a volte è più utile somministrare a donatori di gruppi metilici in quei soggetti che presentano una mutazione genetica. Pertanto anche in questo caso questa informazione può essere di supporto per una diagnosi completa e per una procedura completa, però che deve vedere tutti i geni della metilazione nel loro insieme. Applicazione qua passo rapido, si sa che formano gli avanzi di Tiedian e Bradax, che sono questi fattori che possono compromettere la qualità di tutta una serie di proteine attraverso questo legame tra proteine e zucchero, vengono a comportare in questa slide gli effetti negativi soprattutto perché questi cross-linking sono irreversibili. Quindi chiaramente poter avere informazioni anche su questo processo è sicuramente elemento utile, sia attraverso una inquadratura, un inquadramento genetico, sia attraverso quelli che possono essere una serie di esami ematochimici che permettono attraverso l'indice OMA, attraverso l'oculina di CAT, di avere una visione d'insieme. E anche qua il concetto di prevenzione. Il mio paziente pochi mesi fa va dal medico curante, aveva una ticata di 6 e ha risposto torni quando ha diabete. Ecco, questo penso che sia estremamente simbolico della differenza tra medicina curativa e medicina preventiva.
paziente con ma oppure il classico paziente che viene da me, non tutti i nutrizionisti sono così negativi dal punto di vista dietologico, e dice, ma io che ho diabete, e mi dice, ma io faccio esattamente quello che mi hanno insegnato in ospedale, ero lì ricoverato in medicina, avevo diabete, mi portavano tutti i giorni per le cose, pollo bollito e pure di patate, e talvolta il riso scotto, che sono i quattro alimenti, i quattro indice glicemico che esistono, e lui era convinto che fosse la terapia giusta in quanto data nell'ospedale. Questo è una contraddizione in cui spesso l'alimentazione trasversale non viene considerata, invece potrebbe essere altamente terapeutica e altamente condizionante gli aspetti più volte oggi ricordati di epigenetica. Quindi noi dobbiamo entrare in quella terra di nessuno, in cui non abbiamo la salute certa, non abbiamo già un quadro alterato, ma abbiamo dei parametri che possiamo attivamente modificare attraverso una conoscenza di tutti quei parametri che ci danno informazioni sulla salute potenziale del nostro paziente. L'inquinamento è già stato spiegato, queste erano le fasi 1 e le fasi 2 che ho già spiegato in prima, procarcinogeni attivati e fenomeni di inattivazione degli stessi. Importantissimo test che i miei pazienti fanno, test di microbiota intestinale, ce ne sono tanti, secondo me pochi sono quelli validi, qualcuno a Roma, infatti da Simma, Potata Sbarrini a livello ospedaliero, però io personalmente utilizzo il test Genova che è americano perché dà una ricchezza di informazioni che vanno oltre il semplice aspetto del microbiota, ma anche permeabilità, zolurina, infiammazione, calprotectina, cioè tutta una serie di parametri, altrimenti anche qua non saranno tre grafici di Firmicute, Sparteroides e proprio batteria a modificarci la nostra terapia, se non abbiamo un quadro globale di insieme. Anche qua tanti test fuffa, semplicemente con un beneficio di tipo economico, senza invece tutta una serie di valutazioni che devono dare non solo il quadro classico dei commensali, variabilità degli stessi, confronto tra parametri buoni, ma anche tutti quelli che sono i parametri che a noi clinici servono, che sono l'incrocio con le varie patologie e la presenza delle singole popolazioni in aumento o in riduzione. E quindi i fenomeni ci daranno poi un percorso diagnostico concettuale che ci porta ad una diagnosi per quanto riguarda le conseguenze infettive, le conseguenze di infiammazione locale, di permeabilità e di problematiche di tipo intestinale. E qua vedete le principali patologie gastroenteriche come possono essere legate a parametri diversi, che se ho una guida, una guideline diagnostica, mi permette poi di poter meglio scegliere un processo terapeutico. Veniamo all'aspetto biofisico, ovviamente, l'aspetto biofisico oggi è stato esaminato, però spesso io lo vado a valutare da un punto di vista di aspetto clinico, e praticamente questa è la slide che a me personalmente piace di più ricordare, perché è una slide tra virgolette sintetica e dà un'idea dell'oggi. Quindi abbiamo visto i nostri dati genetici, perfetto, sappiamo qual è vantaggio e svantaggio. Ma il paziente può avere uno stile di vita perfetto come incongruo, quindi può avere tutta una serie di situazioni che non sono legate alla genetica pura, non c'è il destino, il fatto del DNA, gli dico una copertina e il taglio. Abbiamo situazioni che però ci importa conoscere per fare prevenzione, per capire problematiche con cui mi devo medico confrontare. Ho i miei bei esami del sangue che mi dicono se c'è qualche parametro oggi fuori norma, li abbiamo visti prima in rassegna, ma posso anche avere un esame di tipo biofisico che mi dà un quadro più globale di quei macrosistemi in cui tante microcarenze, che a volte io non ho l'intuito di andare a paragonare tra loro, come quella della vitamina D e la vitamina K, possono essere legate con degli acidi grassi, possono essere legate con un maggior rischio, un maggior squilibrio del sistema cardiocircolatorio. Posso avere dei quadri in cui la parte pneccico, neuroendocrina immunologica, con le conseguenze di tipo alterazione ormonale, di alterazione di quello che riposa notturno, con quelli che sono i bioritmi, sonno e vega, luce, buio, che sono fondamentali per il primo nome della medicina lo scorso anno, con quelli che possono essere gli aspetti tipo emozionale, che è il termine oggi che sostituisce la parola psicosomatica ormai abusata, ma che è sempre vera, che è sempre esistente, e quelli che sono gli aspetti adrenergici del sistema cortico surrenale, che è sensibile a sua volta agli ormoni notturni e diurni, DEA e cortisolo, qua possono darci un'idea, un quadro più globale di intersezione tra questi sistemi che io personalmente inserisco nei miei protocolli di routine e che mi permettono di ottenere che cosa? Il paziente viene,
immediatamente può avere un'azione terapeutica, una proposta di miglioramento della sua condizione attraverso un piano alimentare, un piano di stile di vita e un piano di integrazione, e poi man mano che vengono acquisiti gli altri dati si verrà a correggere il tiro per poter, attraverso anche la genetica, esaurire una fase di assestamento di uno stato di salute potenzialmente inficiato per arrivare poi invece anche ad un vero piano di prevenzione. E quindi si spazia da quelle che sono informazioni sugli antiossidanti. Faccio un esempio di questa slide, se ricordo bene, per ricordare come a volte viene detto vengono date delle indicazioni, ma semplicemente per ricordare come ciascuno di questi antiossidanti hanno vie metaboliche diverse. Se con l'acido alfa-lipoico a stomaco pieno non sarà mai più disponibile. Quindi sono importanti gli orari di assunzione. Se do la quercetina a stomaco vuoto non sarà mai più disponibile. Quindi non è semplicemente cosa do, è quando do, sviluppando gli orari in cui lo do e quelli che sono anche la modalità di somministrazione. Frequenze danno ambientale più evidentemente ricordato. Chiudo semplicemente ricordando quello che è l'aspetto del mitocondrio. Perché ricordo l'aspetto del mitocondrio? Perché oggi noi potremmo dire che abbiamo l'età dei nostri mitocondri, che abbiamo mitocondriale decide la longevità. Vedete qua come esiste tutto un circolo vizioso dello stress ossidativo mitocondriale che comporta che cosa? Fondamentalmente la base di tutta una serie di patologie che al centro hanno la disfunzione del mitocondrio. È un elemento, una cosa oggi così poco approfondibile, no? Con l'Università di Catania, dove insegno la scuola di specialità, è stato messo a punto un test di tipo proteomico che ci permette di ricavare tutti i dati di danno ossidativo, di danno del mitocondrio, in modo tale di poter andare anche in questo caso ad avere un'informazione aggiuntiva a tutti i test precedentemente ricordati che vanno a riguardare proprio quello che è l'aspetto di funzionalità del nostro mitocondrio. In conclusione, al paziente cosa alla fine di un percorso diagnostico può essere dato? Anamnesi, non possiamo prescindere da quello che comunque è un colloquio col medico, col paziente. Visita, il paziente vuole essere visitato, non è semplicemente un discorso di telemedicina come viene fatto negli Stati Uniti. In Italia il paziente vuole avere un confronto, vuole avere un'azione partecipativa, emotiva, emozionale, empatica col professionista. Agire sullo stile di vita, piano personalizzato di alimentazione, strategie di forma fisica. I centenari, questo come dato pratico, 50 anni fa mangiavano la frutta e l'orto di casa, adesso mangiano quello che trovano al supermercato e sono lo stesso centenario. La caratteristica principale che li caratterizza, come dato di curioso, è l'attività fisica, per due motivi. Perché quando non erano centenari si alzavano a mattino andavano spesso a zappare nei campi e quant'altro. Adesso che non sono centenari abitano comunque tutti al terzo o quarto piano di case senza ascensore. E quel su e giù che fanno tantissime volte al giorno è un'attività fisica costante, non di poco conto. L'aspetto conviviale, si pensa sempre alle popolazioni delle aree blu, che sono quelle dei centenari asiatico, Okinawa, quant'altro, quando si parla di meditazione. Sì, utilissima. Ma i centenari nostri hanno un altro aspetto importante, il ridere e l'aspetto conviviale che li va a comunare con la sedia nella corte messa fuori di casa che permette di fare classiche riunioni con altre persone. Quindi questo aspetto è estremamente importante in gioco. Grafico dell'età biologica, quindi quanto questa si discosta dall'età anagrafica, io ero appunto su Rai 1 a presentare in una show questo tipo di aspetto di differenza tra età anagrafica ed età biologica, di indicazioni terapeutiche, piano di supplementazione nutraceutica programmato e personalizzato e quindi una strategia personalizzata. Quindi, in conclusione, abbiamo il nostro paziente, visita, valutazione genetica, nel senso genomica, importantissime le classiche investigazioni e quelle di tipo conclusivo epigenetico che ci permettono poi di poter avere un trattamento personalizzato. Un po' di pubblicità personale, tutto questo è un testo che è stato selezionato per l'esame di ammissione sulle specialità in biochimica e patologie cliniche in due atenei, in particolare la Sicilia che sono l'Università di Palermo e l'Università di Catania, nutrigenomica e epigenetica della biologia della clinica. Quelli che sono gli aspetti sulla medicina dell'ECE e dell'antiece, entrambi editi da Edra, e vi ringrazio per l'attenzione.